Il 22 ottobre si terrà in Lombardia e Veneto il referendum per l'autonomia. L'Emilia-Romagna ha intrapreso una strada diversa, puntando sulla via giuridicamente vincolante di un patto di intenti fra Stato e Regione. Una via criticata dalla Lega Nord, che continua a puntare sull'autonomia vera e propria di quella che è stata definita dallo stesso presidente Stefano Bonaccini la locomotiva del paese e successivamente separare la Romagna dall'Emilia. Un obiettivo per il quale il carroccio è già pronto a scendere in piazza e a raccogliere le firme dei cittadini. Dato l'atto che è uscito dall'incontro Bonaccini e Gentiloni, che già avevamo preannunciato che non avrebbe avuto praticamente alcun contenuto corposo, nel senso che ovviamente è uscito una serie di forse guarderemo, ma non faremo, cioè non è esattamente la strada che ha scelto Veneto e Lombardia di andare a chiedere direttamente l'autonomia e il 50% del debito fiscale, quindi insieme all'autonomia tutta una serie di competenze che saranno esclusivamente della regione, mentre questo non è stato chiesto da Bonaccini. Noi abbiamo come regione un residuo di circa 19 miliardi, vorrebbe dire trattenere sul territorio 10 miliardi che servono a questo territorio per tutto quello che è infrastruttura, assistenza, Il referendum di Lombardia e Veneto è un referendum consultivo di cui però il governo può anche non tenere conto, mentre invece dell'operazione Emilia-Romagna il governo ne deve tenere conto anche perché ha firmato. Sì, no, non so se avete letto la lettera, in realtà non fa alcuna promessa né dà delle certezze a nessuno, visto che è un percorso complicato e che ci guarderanno. Non che sì, lo approviamo e lo mettiamo e lo calendarizziamo, non c'è scritto questo nella lettera. Certo, dopo ci saranno tutti i passaggi poi da verificare, le verifiche con i ministeri coinvolti e via dicendo. In ogni caso, la battaglia invece per la Romagna Regione continua? Certo, assolutamente, anche perché un'occasione come questa non c'è mai stata, non l'abbiamo proprio mai avuta. Sono 30 anni che si parla della Romagna, ma nei fatti non si è mai arrivato così vicino a poterla chiedere. Andremo quindi appunto a presentare cosa che abbiamo fatto come regione adesso all'interno del Consiglio Comunale, la possibilità di andare a discutere dell'autonomia della regione Emilia Romagna e l'autonomia della stessa Romagna. Avremo all'indomani del referendum a predisporre un quesito o due quesiti, vedremo quello che ci viene permesso di fare, in cui chiederemo l'autonomia della regione e poi l'autonomia della Romagna. Diciamo che prima deve venire per forza l'autonomia della regione Emilia Romagna e poi in maniera sussidiaria quella della regione Romagna. La modifica e la richiesta della regione Romagna avviene con modifica della Costituzione, secondo le norme dell'articolo 132, dato che è necessario ed è obbligatorio chiedere l'autonomia anche della regione Emilia-Romagna, perché non possiamo essere una regione di serie B, cioè non possiamo trovarci all'indomani del 22 di ottobre con due regioni che viaggeranno a una velocità diversa da tutta la settaria. Siamo una regione che comunque ha un residuo attivo fiscale, una regione che comunque grazie alla produttività dei propri cittadini riesce a coprire i costi dell'intera struttura dell'intera macchina regionale, è giusto che possa viaggiare alla stessa velocità delle altre due regioni. Quindi sul territorio provinciale organizzerete degli incontri, farete campagna, come si svilupperà sostanzialmente il futuro di questa richiesta? Cerchiamo di avere l'ok sui quesiti e partirà tutta la campagna della raccolta firme. Calcolate che il referendum in regione Emilia-Romagna, il referendum consultivo popolare, prevede la raccolta di 80.000 firme in 90 giorni, che sono veramente tantissime, e a differenza di altre regioni, per esempio la Toscana che ne chiede solo 30.000, dimostra come di democratico ci sia poco all'interno di questo statuto di questa regione, in quanto lo rende veramente difficile da attuare. Però ci stiamo già organizzando a livello quasi territoriale per fare in modo di avere tutti gli autenticatori, tutte le squadre per andare a fare questa raccolta. E posso dire che dal primo giorno in cui i nuovi consiglieri d'Italia della Lega Nord hanno presentato la proposta della regione Romagna, a livello quasi territoriale i cittadini della Romagna si sono mostrati favorevoli, anche cittadini che non sono della nostra area,
ma sono di aria di sinistra, del Partito Democratico, perché si sentono romagnoli. Il nostro progetto è quello di non andare ad aumentare i costi della politica, ma di avere uno spin-off a costo pari o inferiore, perché andremo a prendere tutte quelle che sono le strutture già in essere, le porteremo sulla Romagna, sulla gestione del piccolo, quando sicuramente si pensa, le faccio solo l'esempio, di tutti i dipendenti delle province che sono stati spostati a livello di regione, che hanno un indennizzo più alto perché devono appunto sbloccare il costo del loro spostamento, tornerebbero sul loro territorio anche andando a ridurre il costo. Poi una macchina piccola, più snella, più veloce è un beneficio per tutti alla fine.